Oggi andremo a vedere uno degli apparati più importanti del nostro organismo, in particolare il sistema scheletrico. Qui vediamo un'inquadratura d'insieme dell'apparato scheletrico, ve lo possiamo vedere da tutte le angolazioni, ma andiamo a vedere quali sono i nomi delle singole ossa che lo compongono e dove si trovano. In tutto, in un individuo adulto, abbiamo 206 ossa. Ma andiamo a vedere le varie parti. Se andiamo a ingrandire e andiamo nella parte superiore, vediamo che la parte superiore è costituita dal cranio. Vedete che il cranio ha la funzione di proteggere il cervello. Qui all'interno, qui dentro, è situato il cervello e ovviamente il cranio forma una sorta di casco che protegge appunto il cervello. Ma se notate bene e ingrandiamo, guardate che qui ci sono delle suture. Queste non sono altro che delle articolazioni di varie ossa, quindi il cranio non è un unico osso, ma sono tante ossa, vedete, uno, quest'altro, quest'altro e qui dietro ne abbiamo altri se giriamo. Questo qui un altro osso, qui un altro, tutti uniti da queste cosiddette suture. Quindi il cranio non è un unico osso, ma è formato da tante ossa articolate tra loro. Le suture sono molto strette, ovviamente una volta che si formano queste suture qui, non c'è possibilità, cioè non sono mobili. È per questo che il cranio appare come un unico osso, perché non si muovono tra loro. L'unico osso che si muove del cranio è questo. Questa parte qui che ci permette di masticare è la cosiddetta mandibola. Attenzione che non bisogna confondere tra mandibola e mascella, che la mascella è la parte superiore, quindi la parte superiore dove si attaccano i denti superiori e non è mobile. Noi quando mastichiamo l'unica parte che si muove è questa e qui ovviamente abbiamo poi le orbite per gli occhi e qui ci sarà il naso. Ma andiamo a vedere dopo. A partire dal cranio parte tutta questa, se noi riduciamo la grandezza, parte tutta questa colonna vertebrale, che se ingrandiamo la vediamo meglio. Vedete che è formato da tante piccole ossa che partono dal cranio, questa, 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 questa e così via fino alla parte terminale che è questa qui. Questa è la colonna vertebrale, formata, si chiama colonna vertebrale perché è costituita da queste singole ossa che costituiscono le vertebre. Ognuna di queste è una vertebra. C'è la vertebra superiore, che è quella che regge il peso del cranio, che è questa, che viene detta atlante. Andiamo a vedere le altre parti. Rimanendo nella parte superiore, legata alla colonna vertebrale, abbiamo queste ossa qui, questa, 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 che nel loro insieme, vedete che formano una specie di gabbia. E infatti questa viene chiamata gabbia toracica. Qual è la funzione? Così come il cranio ha la funzione di proteggere il cervello, la gabbia toracica ha la funzione di proteggere i polmoni e il cuore. Ovviamente vedete, forma proprio una sorta di gabbia, sembra proprio una gabbia. Il cuore poi, che è molto importante proteggerlo, ha una protezione ancora maggiore dovuta a un altro osso, anzi che poi è costituita da tante piccole ossa fuse insieme, che è questo qui centrale, questo, che è il cosiddetto sterno. Vedete com'è duro? Vediamolo meglio, ecco qui si vede meglio così, tutto questo. Questo qui è lo sterno, che è molto duro e quindi infatti quando voi vi toccate il centro del petto sentite che è molto duro, mentre le costole, queste qui che costituiscono la gabbia toracica, sono molto un po' più elastiche, mentre questa parte qui è più dura, proprio per proteggere il cuore che si trova nella parte centrale del torace. Andiamo a vedere le altre ossa. Abbiamo le ossa degli arti superiori e inferiori. Quindi abbiamo
le ossa degli arti, queste, superiori, e le ossa degli arti inferiori, che sono queste. Andiamo a vedere gli arti superiori. Guardiamo la parte superiore. C'è quest'osso qui che parte dallo sterno, vedete qui, è articolato anche un po' con le costole, e arriva fino a qui. Tutto quest'osso qui, e anche da quest'altra parte, sono le due clavicole, presente soltanto nell'essere umano. Perché l'uomo ha la clavicola? Perché essendo, avendo una posizione eretta, noi ci muoviamo su due piedi, su due gambe, il peso degli arti superiori deve essere eretto da qualcosa, e questo peso viene eretto appunto dalla clavicola, che è quest'osso qui. Ora guardate qui, se giriamo alle spalle, notiamo due ossa molto piatte, questa e questa, sono le due scapole. E se voi notate, e giriamo un po', vedete che c'è un vuoto qui in mezzo. Mentre le altre ossa si toccano tutte tra loro, questa è soltanto poggiata. Come mai non cade la scapola? Perché ci sono le fasce muscolari che sono intorno che mantengono la scapola in quella posizione. Vedete che è articolata, però qui c'è il vuoto, però da questa parte è articolata con la parte superiore dell'arto superiore. Vediamo l'arto superiore come è costituito. Se rimpiccioliamo un po', abbiamo quest'osso superiore che è l'omero, che è articolato nella parte bassa con due ossa, queste due, che sono il radio e l'ulna. Perché ci sono queste due ossa? Ve lo siete mai chiesti? Perché permettono di far ruotare la mano. Come voi sapete, noi possiamo passare da una posizione con il palmo rivolto verso il basso a una posizione con il palmo rivolto verso l'alto. Questo perché succede? Perché queste due ossa, radio e ulna, poiché sono due separate, vedete che sono separate tra loro, si sovrappongono tra loro e permettono questa rotazione. Altri animali, per esempio il cane, nel cane sono molto saldate tra loro queste due ossa e quindi non riesce a fare questo movimento, cosa che noi riusciamo a fare. Il gatto riesce a farlo a metà, perché questa saldatura avviene soltanto in parte e quindi il gatto riesce a fare il movimento a metà e infatti riesce più facilmente del cane ad afferrare un oggetto, un pezzo di cibo, per esempio, che è a terra e riesce a portarlo alla bocca, cosa che il cane non riesce a fare. E andiamo a vedere le altre parti. Sempre negli arti superiori, dopo radio e ulna, abbiamo poi le ossa della mano. Abbiamo il carpo, che è tutto questo insieme di ossicine. Poi abbiamo il metacarpo, che è questa parte qua, queste cinque ossa. E carpo, metacarpo e falangi. Le falangi sono le ossa delle dita. Nel pollice vedete che sono due, uno e due. Questo fa parte sempre del metacarpo. Nelle altre dita invece abbiamo tre falangi, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Ora vediamo, andiamo in basso. Se andiamo lungo la colonna vertebrale, abbiamo questa parte qua, ingrandiamola, questa, che sono le ossa del bacino. Vedete che osso grande, che poi è formato anch'esso da più ossa. Adesso non vediamo i singoli nomi, però queste sono le ossa del bacino. Poi la parte bassa della colonna vertebrale è formata da quest'osso, che è l'osso sacro, formato anch'esso da più vertebre fuse insieme. Vedete, mentre le vertebre superiori sono staccate tra loro, sono soltanto articolate tra loro, questo osso sacro è formato da ossa tutte fuse tra loro. E poi dopo l'osso sacro abbiamo il coccige, che è una sorta di coda atrofizzata, tra virgolette, quindi anche noi in passato evidentemente avevamo la coda. Ma poi questa si è rimpicciolita ed è rimasta soltanto questa parte piccolissima che a occhio nudo poi all'esterno non si vede. Noi non abbiamo la coda come altri animali. Mentre gli animali, altri animali come il cane e il gatto,
hanno questa parte molto pronunciata e lunga e quindi hanno la coda. Andiamo negli arti inferiori. Allora, guardate qui. Così come nel è molto simile, l'arto inferiore è molto simile a quello superiore. Abbiamo questo osso qui che è simile all'omero, però è molto più lungo ed è il cosiddetto femore. Quindi abbiamo due femori. Più in basso abbiamo, così come abbiamo nell'arto superiore due ossa, abbiamo la tibia e il perone. Il perone è questo più sottile. Però a differenza delle due di radio e ulna, che erano completamente staccate tra loro e quindi si potevano sovrapporre e permettere la rotazione della mano, qui vedete che sono saldate, qui e qui. Facciamo un ingrandimento così vediamo meglio. Qui c'è una saldatura e anche nella parte bassa, qui. Questo non permette al piede di girare all'indietro. Al massimo riuscite a fare un piccolo movimento, ma portarlo indietro è impossibile, proprio per la presenza di queste due saldature. E poi abbiamo le ossa del piede, ruotiamo, ecco qua, rimpiccioliamo un po', anche qui sono formate da tarso, mentre lì negli arti superiori abbiamo il carpo, qui abbiamo il tarso, metatarso e falangi. Anche qui il pollice, che in questo caso si chiama alluce, ne ha due, mentre le altre dita hanno tre falangi. Ingrandiamo un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mentre il pollice, l'alluce, ne ha due. E con questo abbiamo visto l'insieme delle ossa che costituiscono il sistema scheletrico. Arrivederci, alla prossima lezione.